passavano degli aerei che le chiamavamo la checca, e quello era come un allarme. Quando sentivamo quell'aereo lì, chiamato checca, scappavamo tutti nei rifugi, tutti i buchi li trovavamo per poterci rifugiare. Come abbiamo capito che i tedeschi si avanzavano, abbiamo dovuto scappare. I nostri genitori hanno fatto dei rifugi in modo che ci potevamo proteggere, però non tutti i buchi erano buoni, perché c'era quello che era contro il fronte, diciamo, e quello invece che era di fronte. Noi ci siamo trovati di fronte al fronte, perché buttavano le bombe da Gemmano a San Marino e noi eravamo nel centro. E avevamo il fronte da Gemmano e San Marino, di qua sparavano e qua sparavano. Ci vedevano quei morti, pure chi stava corretta la conca, morti lì. Ah, c'era un vecchietto che era andato a mungere la mucca, col suo bidoncino, una botta, è rimasto così, col suo bidoncino in parte. E l'avevamo proprio di fronte, noi bambini avevamo una paura. Avevamo una paura e c'era uno lì che ci diceva: state zitti bambini, state zitti, che lei luce lung, non avevi paura. Saltavano i sassi nel conca che sembrava non so che cosa, guarda, era una cosa incredibile. Dopodiché siamo andati in un foro dove veniva giù l'acqua dei mulini e c'era acqua che colava sopra e acqua che c'era sotto. Avevamo un ginocchio d'acqua sotto e lì siamo stati 4 bei giorni. Finché il fronte incominciava un po' a attenuarsi. Avevamo la bocca asciutta, facevamo così, aspettare le gocce dell'acqua che venivano giù dall'alto. Quello era il nostro nutrimento. E sotto c'era cacca, c'era pipì, c'era acqua, c'era di tutto. Ci sono stati 4 giorni lì. C'era niente da mangiare, ci piangeva perché avevamo fame e non ce n'era. Poi dopo, man mano che venivano sugli inglesi, venivano sulla bocca del rifugio e dicevano: tutti uomini o tutte donne? E noi bambini ci ritrovavamo tutti così dalla paura. E loro andavano. È stata una cosa terribile. Era tutto uno sparare da qui e là, da là e qua. Era tutto, uno sparava lì e quell'altro sparava da là. Tutto così. Sono morti diversi. Ci dicevano: non avete paura bambini, non avete paura bambini. Non è niente. Non è niente. Avevano paura anche loro, poverini. Dopo mio babbo mi ha portato su in una grotta dai miei nonni quassù nel fosso di Monte Colombo. Mi ha portato, che lì eravamo riparati. Poi alla fine il fronte si è svolto qua da San Marino, ne ha uccisi in quantità su quel fosso lì per i rifugi. Abbiamo dovuto scappare anche da lì. Dove passavi vedevi i morti. Che brutta roba. Quando sono andata su al fosso di Monte Colombo, dai miei nonni, c'erano tutti morti per strada. C'erano, io avevo una paura, mio papà mi diceva: no, non è niente, dai, cammina. Io avevo paura, avevo. Sai, tremavo tutta. Inglesi, marocchini, africani, quelli con quel turbante in testa, i neri, c'erano di tutte le qualità, c'erano. E c'era un movimento, non c'erano le case, era tutto un campo, era qui, tutto un campo. E capirai, noi bambini avevamo un po' paura. E poi, sapresti te come ci cercavano? A quelle bambinette, come ci stavano dietro, con gli inglesi, avevano una fame. A Casiccio una addirittura l'hanno uccisa, sotto croce.
loro cercavano, avevano fame, non fame di cibo. La guerra fa queste belle cose. La guerra è una brutta cosa, brutta, non ci si riconosce più se sei fratello o sorella, che razza sei. Devi combattere.